Benvenuti o bentornati su ABC, io sono Andrea e questo è il mio canale. Oggi parliamo di un prodottino, di un altro prodotto di The Ordinary. The Ordinary, come mi piace dire insomma l'inglese. Qual è questo olio qui? Perché vi dico olio? Perché poi vi farò vedere la consistenza, è molto oleosa. Praticamente è resveratrolo al 3% e acido ferulico al 3%. Questo è un siero antiossidante per eccellenza. Perché sia il resveratrolo che l'acido ferulico sono due antiossidanti. Quindi, che cos'è un antiossidante? Ripara i danni ossidativi sulla pelle, ritarda l'invecchiamento, ritarda l'ossidazione, e insomma mantiene in buono stato le cellule del viso. Ora, viene più o meno una decina d'euro, perché tutti i prodotti, questi prodottini di The Ordinary vengono più o meno una decina d'euro. È un 30 millilitri, esatto. Eccolo qui, ed è un olio denso, diciamo. Ecco, la definizione migliore è un olio denso. Ve lo faccio vedere la consistenza. E perché vi dico che è un olio denso? Perché vi faccio vedere appunto sulla pelle. Allora, ecco qua, vedete, scende proprio esattamente come se fosse un olio. Però poi quando lo andate a stendere sul viso, rimane, secondo me sono molecole molto grandi. Faccio vedere anche, vedete come si comporta. Sono molecole molto grandi. D'altronde le molecole, l'olio, gli oli sono molecole grandi per definizione, tendenzialmente. Eccole qua. Ne va pochissimo, quindi per tutto il viso, ma forse un terzo di pipetta, più o meno. Poi dipende sempre dal tipo di pelle, più secca, meno secca. E lascia questo appunto velo un pochettino lucido, tipico degli oli, insomma. È particolare, è un prodotto particolare. È un prodotto che a me non ha fatto impazzire, sono sincero. Non mi ha fatto particolarmente impazzire, non so perché, è una roba che non mi convince tantissimo. Tanto vi faccio vedere la consistenza. E poi, che dirvi? Ho un po' di dubbi sul potere antiossidante di quest'olio, ve lo dico nel mio piccolo, nella mia ignoranza, ho un po' di dubbi sul potere antiossidante di quest'olio. Perché non ve lo so dire, ma mi sembra che nel giro di qualche giorno, potrei sbagliarmi, ma mi sembra che nel giro di qualche giorno ha cambiato colore. E non è una cosa molto buona, diciamo, quando un prodotto cambia colore, soprattutto nel giro di pochi giorni. Questo dovrebbe essere un siero antiossidante. Se il cambio di colore è perché si è ossidato, capite bene che un siero antiossidante che si è ossidato fa un po' ridere. Potrei sbagliarmi, non ho un'opinione certa di questo siero. È oleoso, sulla mia pelle non ha fatto impazzire, come già vi ho detto. Non lo so. Non lo so, è un nì, è una grossa incognita. Non ho visto nessun tipo di effetto sul viso, ovviamente. Non vi saprei dire. Volete provarlo? 10 euro, provatelo. Sappiate che appunto è un olio abbastanza denso, qualche goccia. Vedete un attimo come va sul vostro viso. Io, per me, è un boh, è un nì, è un grosso nì, veramente un grosso nì. Comunque. Se vi piacciono i miei video e volete vederne altri, seguite il canale, mettete like alle pagine social e vi ricordo il mio motto, cioè che i miracoli non esistono, ma la costanza fa sempre miracoli, mi raccomando. Kisses!